ovviamente rappresentava un avanzamento, quello rappresentava a sua volta un avanzamento rispetto alle condizioni precedenti, ma non può essere il punto d'arrivo. Per questa ragione il punto d'arrivo devono essere condizioni dignitose. A me non sorprende se sono lontani, io lo ripeto, l'anno prossimo troveremo condizioni dignitose come le abbiamo trovate quest'anno. Fino a 3-4 km non sono lontane, è evidente. Non possiamo pensare che l'Oliveto possa essere un'alternativa. I giornalisti devono anche sapere che l'Oliveto appartiene ad un cittadino privato che fa sistematicamente con rassegnazione ogni anno fa una denuncia contro il nodo e poi si rimette alla clemenza e poi viene qui e si rimette ai principi cristiani ai quali aderisce. E dice: io ho fatto la denuncia perché si dica che fate quello che volete, non lo so, il fondo è mio, l'importante è che queste persone non siano male. Si tratta di una proprietà privata, però, e comunque, ripeto, abbiamo anche delle comunicazioni dell'ASL che ha monitorato la situazione, che sono abbastanza preoccupanti, anche se abbiamo apprezzato un'ambulanza anche con la disponibilità di medici, anche con la disponibilità di un medico amministratore, del dottore Lucci, che con carattere volontario c'è anche un po' di assistenza medica. Concludo molto rapidamente per dire che su Concui però sono in piedi dei progetti. Un progetto importante che si inquadra nell'ambito dei progetti a favore dei rifugiati del Ministero dell'Interno. Ed è un progetto che prevede a Concui la residenza al coperto all'interno della masseria per 16 richiedenti asilo. E voi sapete che noi abbiamo in Italia ogni anno migliaia di richiedenti asilo, persone che raggiungono il nostro paese e che chiedono di rimanere qui perché discriminate per motivi politici, di razza, di religione. Non tutti i richiedenti asilo, come è noto, poi ottengono vengono accettata la loro domanda e quindi riconosciuto il loro status di rifugiato. Per la verità una percentuale molto bassa. Nel 2012 la percentuale di richiedenti asilo ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato è stata in Italia inferiore al 10%, perché il meccanismo di verifica è un meccanismo di verifica abbastanza rigoroso. Però una parte di queste persone ottiene lo status di rifugiato. Noi riteniamo che il Comune di Rialto debba fare la propria parte in una Italia civile, in una Europa accogliente, in una terra che davanti alle sofferenze, davanti alle discriminazioni non si volta dall'altra parte. La nostra città ha il dovere di fare la sua parte. Quindi noi vogliamo che la nostra città sia al centro di questo progetto. Quindi faremo di tutto perché questo progetto vada in porto e venga narrato nel quadro di questo percorso anche con riferimento ai rifugiati o a coloro che ottengono lo status di protezioni di carattere umanitario particolare. Alla masseria con cui sarà anche e anche oggetto di altre iniziative di servizi, soprattutto di iniziative qui iniziative che riguardano più specificamente le politiche di integrazione. Perché le politiche di integrazione? Perché non si risolve tutto soltanto con il lavoro, se c'è un tetto, un cibo. È evidente come l'aspetto dell'integrazione sia importante per fare in modo che si evitino corti circuiti tra persone che provengono da paesi diversi. Soprattutto perché poi una civiltà cresce se effettivamente l'arricchimento tra culture diverse si integra e rappresenta poi quell'humus di civiltà e di cultura che fa avanzare una comunità. Le politiche di integrazione prevedono diversi sportelli di carattere di assistenza legale, di assistenza culturale, di mediazione culturale, di formazione culturale, che nel quadro delle iniziative nell'ambito di
Marcella ha collaborato, ha dato il via a queste iniziative, servono appunto per creare una forte forma di integrazione con i cittadini extracomunitari, e stiamo lavorando anche per l'integrazione, per forme di integrazione scolastica rivolte ai figli dei cittadini extracomunitari che frequentano le nostre scuole. L'amministrazione comunale ha chiesto anche la collaborazione di consulenti specifici, cominciare dalla dottoressa Claudia Cantatore, che è esperta in integrazione e scolarizzazione di stranieri, perché riteniamo che questi aspetti non siano secondari, e ci stiamo preparando anche alla sottoscrizione di un protocollo con la Summer School di Arti Performative Comuni di Terra, che vedrà il Comune di Nardone, il Campo dei Comuni dell'Unione della Grecia Salentina, l'Università del Salento, il Comune di Perpignano, in una iniziativa di carattere culturale che hanno ad oggetto questo. Chiudo con il caporale e con i problemi legati al lavoro. Noi abbiamo avuto dei controlli, c'è un tavolo provinciale, come è noto, c'è un tavolo comunale, il tavolo provinciale, ci occupiamo anche dei controlli attraverso l'Ispettorato del Lavoro, attraverso la sezione speciale dei carabinieri che si occupa del lavoro, ci occupiamo di verificare, di ispezionare il lavoro in agricoltura. Le ispezioni che si sono fatte nel periodo estivo, a differenza di quelle che invece abbiamo avuto nei primi 5 mesi dell'anno, dove si sono registrati invece, sono registrati numeri alti di lavoro nero, soprattutto con cittadini italiani, nel periodo estivo sono state 60 controlli su 6 obiettivi e il numero di lavoratori in nero era di 3, solo 3 su 60. Peraltro un autista casertano e un autista tunisino di una società lucana, quindi solo uno lucano. Questi sono dati ovviamente positivi, molto positivi, che danno il segno quindi sicuramente il mutamento di tendenza è vero. I controlli vengono fatti la mattina, vengono fatti a sorpresa, quindi danno l'idea che non abbiamo più quel fenomeno di lavoro nero che c'era negli anni passati. Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia, anzi l'amministrazione comunale ha richiesto che questi controlli siano più frequenti anche a breve distanza l'uno dall'altro sulle stesse aziende, perché il rischio che si scivoli gradualmente, magari anche per un pagamento di coloro che sono preposti ai controlli e alle ispezioni, gradualmente, piano piano, a dar corso poi a forme di lavoro nero che piano piano si insinuano, c'è, così come noi non possiamo considerare debellato il fenomeno del caporalato. Caporalato, che come sapete è anche diventato reato, il fatto che sia diventato reato oggi mette in una luce diversa coloro che hanno una predisposizione all'intermediazione di lavoro facendo anche ricorso alla violenza o alla minaccia. Però i fatti che si sono registrati in questi giorni nel Foggiano, anche se hanno ad oggetto altre realtà, sono fatti che noi non dobbiamo pensare che assolutamente non possano appartenere al nostro territorio. Noi non abbiamo registrato fenomeni particolarmente forti in questi mesi, però la stessa organizzazione, il fatto che si tratti di persone che molto spesso che sono particolarmente vulnerabili per la loro provenienza, per le loro condizioni, per le loro condizioni di bisogno, il fatto che comunque delle persone che sicuramente hanno svolto attività di caporalato negli anni passati siano presenti o possano essere presenti nel nostro territorio in certi periodi vuol dire che dobbiamo stare molto allerta. L'amministrazione comunale ha chiesto agli ispettori controlli sempre più frequenti. Noi chiaramente auspichiamo che anche la magistratura, in presenza di denunce, noi non abbiamo avuto denunce di caporalato negli
nostro territorio in questa stagione, neppure non abbiamo avuto denuncia. È chiaro che in presenza di una denuncia è più facile avviare un procedimento, avviare un'indagine. Dove non ci sono denunce è più complicato. Però noi vogliamo che non si abbassi la guardia su questo fenomeno, perché è facile. Anche qui il confine tra l'attività di collaborazione lecita tra connazionali stranieri e il caporalato, l'intermediazione con violenza, a volte un confine sottile, e bisogna tenere gli occhi ben aperti per tutelare i più deboli. Anche per questo noi dobbiamo mettere in campo strumenti di controllo, perché questo confine non si superi, e perché quando si superi questo confine trovi immediatamente la forza dello Stato e la forza delle sanzioni dell'ordinamento. L'ultimissima battuta, abbiamo detto l'ultima, questi, ieri l'ultima stupidata del segretario della Lega, che propone l'abolizione del referendum del Ministero dell'Integrazione, veramente squallido. Squadra questa catena di attacchi e di ingiurie rivolti al ministro Kiel da quando ha assunto la carica di ministro dell'integrazione. È indegno questo fuoco di sbarramento incivile che proviene soprattutto da settori della Lega, va assolutamente respinto. Io ringrazio anche in questa conferenza stampa, in questo incontro, il ministro Kiel per l'attenzione che porta al nostro territorio e per l'impegno suo e del suo ministero a collaborare con l'amministrazione comunale. Voglio ricordare che poi, ho letto anche qualche battuta infelice, non vogliamo determinare nuovi enti come Lampedusa, anche qui a volte. Lampedusa è uno degli esempi più nobili della civiltà europea. Lampedusa è il punto più avanzato della civiltà italiana mediterranea. Tra Lampedusa e l'altra parte del Mediterraneo ci sono 20.000 morti in fondo al mare. Questo non dobbiamo scordarlo mai. 20.000 morti. Quindi quando noi ci occupiamo di queste ricette, quando citiamo Lampedusa, quando citiamo questa comunità, quando citiamo questa disperazione, non dobbiamo scordarci di questo dato. Lampedusa è quel punto d'Italia che segna il confine di quel mare dove ci sono 20.000 cadaveri di persone, bambini, donne disperate che volevano raggiungere l'Italia e non ce l'hanno fatta. Il sindaco di Lampedusa è un sindaco che è difficile mettersi nei suoi panni, che ogni giorno deve affrontare problemi e questioni che quelle di Nantò e del sindaco di Nantò sono, diciamo, partite incurate rispetto a quelle che deve affrontare il sindaco di Lampedusa. Quindi io credo che tutte le amministrazioni comunali d'Italia devono sentirsi solidali con amministrazioni come quelle di Lampedusa, che sono chiamate a svolgere un ruolo quasi sovrumano di amministrazione di civiltà, e poi hanno il dovere di fare la loro parte. Quindi noi siamo qui innanzitutto perché sentiamo il dovere, per il principio di civiltà e di giustizia che devono caratterizzare tutto il nostro paese, il dovere di fare anche noi.